Con Alessandra Montanera, storica dell'arte del Museo del Territorio, una delle cose imperdibili del museo qua nella Sala del Cinquecento. Sicuramente è la copia della Vergine delle Rocce, copia da Leonardo da Vinci. Quest'opera è significativa per diversi motivi. Innanzitutto perché è un'opera di inizio Cinquecento, dipinta su tavola, è una copia conforme dall'originale di Leonardo da Vinci, ma soprattutto perché è legata a un personaggio che all'epoca ha fatto un po' la storia di Biella, che è Sebastiano Ferrero. Siamo di fronte alla riproduzione, in verità, di uno dei dipinti più belli del Museo del Territorio, ovvero Le riflessioni di un affamato di Emilio Longoni, pittore divisionista che giunge in museo grazie al collezionismo di Bruno Blottobaldo, negli anni 50 sindaco della città di Biella. Un'opera non solo bellissima da un punto di vista pittorico, quindi tecnico, perché è realizzata con la tecnica divisionista, ma è anche uno dei principali dipinti di pittura sociale italiana di fine Novecento. Ci siamo trasferiti nell'area archeologica con Giuliana Morena, archeologa. Siamo di fronte a un reperto importantissimo per le nostre zone. Certo, ci troviamo nella sala della piroga di Bertignano, reperto ligneo molto importante innanzitutto perché per noi archeologi è un ritrovamento eccezionale, dal momento che il legno tendenzialmente all'interno dei siti archeologici raramente si conserva. La piroga è un'imbarcazione utilizzata già dalla protostoria, quindi dall'età del bronzo, collocata cronologicamente intorno al 2200 a.C., era un'imbarcazione appunto utilizzata per percorrere sia vie fluviali che vie lacustri. Ovviamente questo è un territorio profondamente legato all'acqua e le imbarcazioni, questo tipo di imbarcazione, avevano effettivamente una importanza rilevante, perché pensate che con queste imbarcazioni un tragitto da Ravenna a Torino lo si compiva in 5 giorni, mentre sui carri ce ne volevano 15, quindi questa imbarcazione è stata utilizzata anche non solo per collegare queste zone, ma per il trasporto di materie prime. In questa sala si possono ammirare, oltre alla meravigliosa piroga, reperti sia dell'età del bronzo che di periodo romano, perché questa piroga è di periodo romano, quindi intorno al 280 d.C., reperti ceramici che venivano trasportati appunto all'interno di questa imbarcazione. Con Chiara Rossi, archeologa, siamo nella sala egizia di Ernesto Schiaparelli, un'importante sala perché? Perché Schiaparelli innanzitutto era biellese ed è stato uno dei più importanti egittologi che ad oggi la storia ricordi. Insieme a lui c'è un altro importante personaggio che è fulcro di questa sala, che è Corradino Sella, figlio di Quintino. E Corradino Sella, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, è sindaco della città di Biella, e la sua passione per l'Egitto gli fa mettere insieme una grande collezione di circa 400 oggetti. Questa collezione è il nucleo originario della sala egizia del Museo del Territorio Biellese. Oggi è esposta in questa sala e successivamente, negli anni 50, la sala viene completata con altri oggetti, tra cui ovviamente la mummia, che è il reperto sicuramente più interessante e più importante di questa sala. Sia negli anni 50 che poi nel 2012 la mummia è stata sottoposta a diverse indagini, sia radiologiche che poi successivamente ad una TAC, che hanno svelato molti dei misteri che l'avvolgevano. La mummia è del 323 a.C., quindi è una mummia molto antica, ed è la mummia di una donna. E la sua posizione, che può essere tipica delle donne con le braccia incrociate sul petto, in realtà ci rivela che, oltre a essere una nobildonna in quanto essere stata mummificata, è di alto rango. Non sappiamo esattamente quale fosse la sua posizione, diciamo, all'interno delle classi sociali, ma sicuramente possiamo immaginare che fosse al vertice della famosa piramide sociale. Ci troviamo davanti alle epigrafi della necropoli di Cerione, che è sicuramente una delle scoperte più importanti
archeologiche del nostro territorio. È una necropoli, quindi un cimitero antico che va dal primo secolo avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo. L'importanza di questa necropoli è data dalla presenza, come vi dicevo prima, delle epigrafi sia di origine e scritte in lingua leponzia sia di origine romana, che per la prima volta ci danno un panorama di quelle che erano le famiglie che abitavano nel Biellese.